Il tumore del polmone è la prima causa di morte nei paesi occidentali, sia per gli uomini che per le donne. Si tratta di una malattia che è in crescita nella sua incidenza, una malattia che deve essere affrontata in modo multidisciplinare, perché è vero che esistono al giorno d'oggi farmaci che possono migliorare la qualità di vita e allungare la vita nei pazienti che non vengono poi, che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico, però su questi pazienti spesso è necessario fare una diagnostica aggressiva che espone a rischi. Io faccio di mestiere ovviamente il professore di chirurgia toracica e sono un chirurgo toracico. I pazienti in stadio iniziale di malattia hanno ottime prospettive di cura con l'intervento chirurgico e anche questi sono pazienti che pongono problemi e devono essere valutati anche questi in modo multidisciplinare. Il convegno che abbiamo organizzato ha lo scopo di dare uno strumento a coloro che si occupano dei tumori polmonari, il cosiddetto percorso diagnostico terapeutico assistenziale, che ha l'obiettivo di far confluire e cercare di ottimizzare il percorso sia diagnostico terapeutico dei pazienti, e la Calabria ne ha tanto bisogno. Questo dovrebbe impattare positivamente sia sul discorso, diciamo, della spesa sanitaria, sia soprattutto anche per ridurre e speriamo veramente eliminare i viaggi della speranza verso il nord, perché abbiamo scoperto proprio con questo convegno e mettendo a punto il piano diagnostico terapeutico assistenziale sulle neoplasie maligne e polmonari che in Calabria ci sono tutte le competenze che possono dare adeguate risposte ai più alti livelli.